Buonasera disgraziati, buonasera, benvenuti alla 14ª puntata con la Piccionazza. Buonasera Piccionazza. Buonasera a tutti. Allora, intanto ti avevo visto che sei andato fuori dalla doccia, non so che cazzo è successo. Grazie. Non vediamo, allora aspetta. Aspetta che ci devo collegare di nuovo perché qua Le prime persone venute da me, non ce ne frega un cazzo. Ringrazio a chi ha scritto bellissima la intro, grazie, ci ho lavorato un bel po' in quella intro. Ora ci sarà quella nuova, bella, spettacolare, e niente, siamo pronti con la Piccionazza, che è rimasta un po' delusa, diciamo. Sì, l'ultima prestazione non mi è piaciuta molto, però mi sono fatto una bella serata gangbang e mi sono ripresa da grande. Squirtando anche. Sì, squirtando. Cioè, ok, ti abbiamo visto anche sotto la doccia con tutta l'acqua. Porca puttana, come sei bello. Poi addirittura stasera manderai una foto sulla community. Che foto devi mandare? Devo mandare la foto del vestito che mi devo mettere stasera, prima di una serata hot con i miei meccanici. E soprattutto forse un appuntamento con la Clack. Attenzione, disgraziata, bradetti! Che forse l'appuntamento con la Clack, la disgraziata! Non mi hai detto niente, non mi hai detto, disgraziata, maledetta. Come non parte? No, stiamo parlando, bella. Allora, vediamo se si sente tutto. Ok, disgraziata, maledetta, siamo... quindi, l'appuntamento con l'Eclerc, disgraziata, maledetta. Sì, sì, finalmente l'Eclerc ha detto... È un po' serio l'Eclerc, non è da una botta e via. Lo facciamo diventare noi da una botta e via. Assolutamente sì, glielo spezzo. E spezzala quel disgraziato, quello è piccoletto, quello piccolo e lungo. Allora, oggi Vettel fa il compleanno, gli facciamo un regalino. Sì, una botta in culo. Brava, disgraziato, me l'ha detto, una botta in culo. Come stai, Piccionazza? Dicono Sic Frasco. Beh, tutta eccitata per la gara, voglio vincere, voglio portare a casa il risultato. Intanto Sam Fester, Formula 1, ha fatto il giro più veloce, l'assetto c'è, quindi andiamo a caricare l'assetto del disgraziato maledetto di Fester, lo zio della famiglia Adams. dobbiamo salvare. Allora, vediamo qua, 6-4. 180 massimo minimo 6444 pressione Feni 100 addirittura 23.4 20.07. allora salviamo le impostazioni e la proviamo, poi vediamo se sovrascriviamo qua. Sei pronta, Piccionazza? Ok, copy. Al cazzo che questa la dobbiamo vincere, mi raccomando. Ciao amico Pal, c'è il palo. Non lo so se c'è il palo, mico palo, non lo so se c'è il palo. Allora, dimmi le sensazioni. Sotto sterzo. Vediamo, continuiamo ancora, vediamo un po'. Ok. Vedi qua come fa? Ma non è che parte di dietro qua? No. Ok. Ah, ho capito, va bene. Allora, come la senti qua, disgraziata? Ma qui sembra che vada bene. Ok. Qui, disgraziata? Bene. Ora vediamo la parte più avanti e poi stacchiamo. Che è una parte lenta. Vedi qua? Un po'. Se può fa. Ok, se può fa, perfetto. Ha detto disgraziato che se può fa, quindi finiamo la sessione. Non ce ne frega di fare la prova a tempo, perché tanto sono tutti falsi, che siamo veloci. Ma scusa, mica la Piccionazza è... Eh? Che cosa? No. Il problema è che Toto Wolff la sta... Toto Wolff è affascinante, mi sta... Ti sta...
provocando, forse disgraziati, non lo so se Piccionazzi va in Mercedes, perché Mercedes, se la Piccionazzi la batte, può dare spur che arriva la chiamata, dobbiamo vedere, vedremo insieme. Come vedete la difficoltà, io lo facevo vedere, siamo leggenda, e per il momento non lo tocchiamo perché siamo proprio al limite. facciamo schifo, quindi se andiamo oltre ci danno una pista, quindi così più o meno possiamo combattere per il podio, per la vittoria, per il massimo i punti. Se andiamo a aumentare, non prendiamo nel culetto, no, nel culetto. Non in Mercedes, dicono, tutto tranne Mercedes, poi casomai scegliamo un'altra scuderia. Io voglio risollevare un po' la McLaren. Sì, diciamo che questa sfida della McLaren che non vince dagli anni 2000, sinceramente, sì, sarebbe una cosa interessante, molto molto carina. Non so se i ragazzi possono apprezzare. Il Mercedes, ho detto, non è stato. Ho parlato anche con Emma, gli spacco la faccia dopo. Gli spacca la faccia quella disgraziata, ti ha gridato, tu non ti devi permettere di arrivare così. Allora, vediamo se qui possiamo fare qualche altra cosa. Non possiamo fare niente. 6 settimane. Che cosa? Tempo rimanendo 6 settimane. Allora, qui sta tutto a posto. Motore nuovo. Ok. Forza Piccionazzi. Andiamo alle qualifiche. Io andrei in Alfa. Siamo già stati in Alfa. Eh sì, all'inizio abbiamo fatto Alfa, Asse e Ferrari. Proprio l'Academy abbiamo fatto. Ma perché no? Mi dicono. Lo so, e quindi andare di nuovo in Alfa non avrebbe senso, ragazzi. Benvenuti a tutti gli appassionati di Formula 1. Le qualifiche stanno per iniziare qui in Russia. Allora, c'è un tempo del cazzo. Ovviamente. Vediamo. Quindi andiamo a caricare l'assetto auto, che sembrava buono. Allora, io direi di accelerare un po' il tempo. Poi dobbiamo andare a togliere la benzina. Che fai, bello, disgraziato? Sì. Dentro la macchina? Sì. Apporteremo i cambiamenti che hai richiesto. Che cazzo ha detto niente? Non lo so. Che sta facendo da solo? Allora, 3 giri e 2. Facciamo 3 giri, così facciamo 2 giri. E siamo pronti. Sei pronto, Piccionazzi, mi raccomando. La pista ti piace, congedati. Memorizza tutto. Siamo pronti, dai! Ti piace la Mercedes di Piccionazzi? Sì, la Mercedes mi piace come auto, però non so se la guiderò. Ok, vai in Williams. Allettante, la Williams mi dispiace. Ok, tieni presente. Sto parlando io. Sei a tuo agio con le modifiche. Hai rotto il cazzo! Stai calma, disgraziata. Puoi usare il tablet per memorizzare. Se il tablet metterò nel culo. Oh, disgraziati, basta. Ma che cazzo vuoi? Non lo so che cosa vuol. Stavi dicendo? Sì, Williams sarebbe interessante perché non. Non si vince dal lontano 1997. Piccionazzi è molto importante, Molto informato, Piccionazzi. Mo ti devi concentrare, ok? Oh, mo cal cazzo. Capo di cazzo. Non è che devi concentrare, mi raccomando, sto cazzo di tempo nuvoloso. Scalda bene le gomme. Ehi, qui Alex, la trasmissione è troppo sollecitata, così rischiamo di danneggiare. Ma che cazzo, abbiamo messo tutti i pezzi nuovi, non rompere il cazzo. Che cazzo, ha rotto il cazzo a cazzo di Ferrari. Vai. Si rompe sempre. Ma si rompe un po' troppo spesso, sta un po' rompendo i coglioni. Disgraziato, maledetto, che ti spezzano la roccia a capocollo. Va bene. Vai. Ok. Ma che cazzo fa? No, voglio aspetta, questo lo voglio vedere perché. Ma qui. Qui diciamo che ci siamo, eh. Si è andata un po'. Sì, vedi la seconda ruota. Ok. Si è andata un po'. Dai, forza.
Va bene. Che è successo? La stavo perdendo. Mamma mia, che controllo. Che sottosterzo che è qua. Sì. Siamo a quarti, a mezzo secondo, dai, facciamo un altro giro. Dobbiamo prendere quel mezzo secondo. Capi? Al cazzo. Oh, che è successo? Stiamo riscontrando un problema con il cambio. Potresti avere difficoltà a inserire le marce normalmente. Porca puttana, sta macchina di merda. Vabbè, dai, rientriamo in box. Non cambia, vedete ragazzi, si è rotto il cambio. Oh mio Dio. Non va bene questa Ferrari, mi ha rotto il cazzo veramente. Mi ha rotto il cazzo veramente, vediamo un po'. Eppure l'abbiamo cambiato ora il cambio, porca puttana. L'abbiamo cambiato ora, abbiamo solamente 3 minuti. Ma scusa, mi fate capire qua che cazzo sta succedendo? Ci abbiamo tutto verde, ci abbiamo. Il nostro miglior giro finora è 1 minuto 33. Io non lo so, si rompe il cambio, ragazzi. Non ci credo, credici. Non cambiamo le marce. Io me ne vado per questo fatto. E qua mi sa tanto che ci dobbiamo andare, perché qua si rompe sempre sta cazzo di macchina. Ho rotto un po' le frischette. Dai, 3 minuti, speriamo bene, dai, forza. Giro veloce. Un solo tentativo. Ovviamente solo in qualifica e aiuti. Però ho rotto il cazzo sto cazzo di cambio, 44 secondi. Non andare piano piano perché... cammina, disgraziata. Qua non ce la fai. Vai. Porca puttana, frena prima, vediamo un po'. Ho fatto. Che ho fatto, che cosa, porca zozza. Vabbè, però hai rotto il cazzo, fratello mio. Vabbè, vediamo dove cazzo tagliamo qua. Che cazzo abbiamo tagliato, la puttana di tua madre? Che cazzo abbiamo... vedi, hai tagliato. Allora, dai. Vai. Ok. È perché ho sottosterzo. E l'ho capito che c'è sottosterzo. Dai, disgraziata, dai. Togliamo questi qua cazzo di 4 decimi. Aspetta, ma arrivo. Dai, disgraziata, dai che siamo a mezzo secondo, dai!
Che posizione siamo arrivati? Ben fatto. Sì, seconda posizione, brava disgraziata. Ok. Brava, di che è successo? La griglia di partenza per la gara di domani che è cosa? Chiusa, ma prima di iniziare. Mamma mia, disgraziati, maledetti. Bella, 20 millesimi, 20 millesimi. Brava Piccionazza, brava. Grazie. Grazie. Brava Piccionazza. Preparati che qui Hamilton è terzo e speriamo che lo uccidano, lo distruggano. Comunque che qualifica, ragazzi, 20 millesimi, 76 millesimi e mezzo secondo Bottas. Qualifica da paura, bravissima Pina, brava disgraziata. Hai pensato al Wüstel? Sì, al Wüstel. Però per 20 millesimi, porca puttana, è un peccato. Dai, va bene, dai. Va bene comunque, dai, brava disgraziata. Grazie, grazie amore mio. Andando ti dicono grande Piccionazza, grazie Fir. Così la fai citare tutti, va più veloce. Però brava, 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 dai, sono contento. Vabbè, la Russia ti piace. Stiamo arrivando alla fine, ragazzi. Qua dobbiamo vincere, quando cazzo il Gran Premio. Quel bastardo deve morire. Speriamo si ammazza. Speriamo si ammazza. Tu non li togli, non li spezzi quel cazzo di magnum là, con la mossa di Karate Kid. Vado sopra e... Boom! Glielo spezzo in due. E quello c'ha il gesto in mezzo alle gambe e quindi non può correre più quel disgraziato Emmet. Vaffanculo, ma ti tengo sul cazzo ora. Beh ragazzi, siamo pronti. Ovviamente non lo so cosa sta succedendo. Aspetta papà. Mo vengo io a parlare con Antonio, intanto che lo si vede la presentazione. Vediamo. Allora ragazzi, io voglio capire qua perché abbiamo sto cazzo problema. Perché se c'abbiamo di nuovo problema al cambio. Qua so cazzo in gara. Ma qui dove cazzo stai? Dove cazzo si cambia il cambio? Voi sapete? Come si cambia il cambio? Ah, porca puttana. Non l'avevo visto, cambio. Oh cazzo. Montare un nuovo cambio prima di aver completato save comporterà una penalità di grid drop. La penalità sarà inflitta quando la vettura lascerà il box dopo aver completato il lavoro di penalizzazione. Scusate, se io metto il cambio vecchio, perché prendo la penalizzazione? Cambio prova. Se io faccio così, ordinare cambio, vuoi ordinare un nuovo cambio, questa azione non comporterà nessuna penalità. Cambio e vendo. Allora, dovrebbe essere questo. Noi ci abbiamo selezionato questo. Avviso penalità, un nuovo... No, no. Scusate, noi c'è la dotazione attuale 3 che è al 91% usura, porca puttana. Quindi se io vado a cambiare il cambio e metto la 2, perché la 1 stiamo al 91%, no 100% è proprio andato. Dotazione 2 è verde, però se vado a applica componente, scusate, se ne posso prendere. Il cambio deve essere usato nel corso della P3. Qualifica e gara, come recita l'articolo 23,5 del regolamento. Ok, del regolamento. Il cambio deve essere utilizzato durante queste 6 weekend di gara consecutive. Prima di essere sostituito, montare un nuovo cambio di gara prima di aver soddisfatto questi requisiti comporterà una penalità in griglia. Ma se io prendo uno vecchio, metti cambio evento 2, lo so, però qua mi dici che faccio la penalità. In sospeso. Speriamo che non mi dà una penalità, cazzo. Vediamo, ragazzi, perché comunque non possiamo rischiare. Allora, intro con Vanzina, arrivo subito. Buon pomeriggio da Sochi, dove sta per partire il Gran Premio di Russia. La battaglia per il titolo è ancora lunga, ma possiamo aspettarci una lotta senza quartiere su questo circuito che ha fatto il suo debutto nel 2014 e ha tutto il necessario per diventare un classico. I 4,8 km del circuito di Sochi si percorrono al 56% full gas. Siamo nella zona del Parco Olimpico del 2014. Le 12 curve a destra e le 6 a sinistra ci danno un totale di 18, con opportunità di sorpasso all'uscita della 1 e nella 13. Anche per questo Gran Premio, come sempre, con me c'è Luca Filippi. Parliamo un po' di Pugliese. Cosa pensi della loro prestazione in questa stagione? È stata una buona annata per il momento.
hanno avuto dei buoni risultati, ma quello che mi ha colpito è la costanza con cui li hanno ottenuti. Stando così le cose, mi aspetto che oggi facciano un'altra buona gara. Siamo quasi alla partenza ed ecco come si conclude la gara di oggi. Pluricampione del mondo, Sebastian Vettel parte in pole dopo una qualifica fantastica. E Pugliese completa la prima fila. Nel resto però dice penalità. Gasly, Daniel Ricciardo. Che dice penalità? Siamo secondi. Oppure se si è buggato giù. Vediamo, non c'entra nuovo usato. Prendiamo nuovo allora. Porca puttana, abbiamo fatto proprio la qualifica. Sono stronzolo. E vabbè, che ne so io, disgraziati. Che cazzo ne so. No, però partiamo secondo, attenzione. Oggi ci serve un buon risultato se vogliamo recuperare terreno su Hamilton nel campionato piloti. Appunto. Allora, per il momento dice penalità, però noi partiamo secondi, quindi che cazzo ce ne frega a noi? Devo vedere. Allora, facciamo una partenza veloce, mo metto di nuovo riavvia. Voglio vedere in che condizioni stiamo. No, sembra tutto bene. No, aspetta. Cambio 59%. Ok, allora se mettendo riavvia. Ehi, dove cazzo vai? Allora, mettendo il cambio a posto, stiamo a posto, stiamo a 59%. Fai un giro dopo il pit. Ma perché ci sono le frecce tricolore in ogni gara? Come le frecce tricolore in ogni gara? Capisco. Che cos'è la freccia tricolore in ogni gara? Ah, tricolore! No, questo non lo so, non l'ho visto la presentazione, disgraziato. Allora, siamo messi bene anche per quanto riguarda la strategia. Tra pochissimo partiamo. Quindi, ragazzi, stava scritto penalità, però penalità non l'ha data il disgraziato. Quindi siamo partiti secondi. Va bene così, dai. Facciamone. Andando che Piccionazzi si concentra. Che effetto? Sta a fare la mossa quando spezza in magnum a Hamilton. Ah, ho capito, disgraziato. Non pensavo. Che cazzo, porca puttana. Già me la immagino quando stai sopra e fai pom. No, zia bugga, sto fumando. Arrivo subito, 2 minuti. Intanto si sta concentrando, disgraziata. Credo che sia meglio prolungarlo di un giro il primo stint. Ok, seguiremo il tuo consiglio. Vedremo. Vediamo innanzitutto come parte, perché qua però partire secondi di solito va bene. Secondo, terzo, poi prende la scia, sempre se non ci ammazzano. E concentrati, dai, disgraziato, dai, vado a buttare la sigaretta e partiamo, dai. Ragazzi, disgraziati, mi raccomando, seguite la community della Piccionazza su YouTube, che stasera si mette il vestitino, ve lo fa vedere, ha detto. Sì. Quindi andate nella community. Occhio a Hamilton. Quindi andate nella community, che vedrete Piccionazza col vestitino che si mette stasera, che dice che deve uscire con Toto Wolff o con Leclerc. Occhio, che cazzo deve uscire? Con Leclerc. Con Leclerc, quindi si è messo il vestitino. Bravo. Vuoi colpire? Siamo pronti? Buona la partenza, Piccionazza, brava! Attenzione, c'è Hamilton a destra! Porca puttana, come cazzo cammino? Tu rimani là! Bravo, Vettel! Oh, attenzione! Vai, Piccionazza, vai! Sorpassi lei su Hamilton, che sorpassi... Ma che cazzo dici? Abbiamo un giro di rewind. Allora, vai. Perché devo restituire, figlio di puttana bastardo? Ma perché devo restituire la posizione che quello sta all'interno? Che cazzo me ne frega a me di Hamilton? Bastardo. Brava così, disgraziato. Ok. Vai all'interno di Vettel. Sto bastardo maledetto. Vai, disgraziato, dai, Hamilton è dietro. Vettel avanti. Devo provare a superarlo. E tu che dici? Sì che è compleanno suo oggi, però non ce ne frega un cazzo.
Ok. Dobbiamo arrivare davanti a Hamilton, ma attenzione che Hamilton è molto veloce. E anche Vettel se sta andando, eh. Sono disgraziato, maledetto, come cazzo cammina. Bravo, chiudila. Oh, piccionazza, ti devi avvicinare a Vettel. Ok. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme medie. Porca puttana, Vettel se ne sta andando. Abbiamo sto bastardo dietro. DRS rotto, quella puttana, sta cazzo di macchina, ha rotto il cazzo! Mannaccia la miseria! Abbiamo DRS rotto, sta cazzo di ferra si sfascia tutta, si sfascia! Guasto al DRS, ma non rientra. Ma vaffanculo a mammata! Non si apre, stiamo cercando una soluzione. L'hanno fatta apposta, disgraziato, per farci passare Vettel. Sono dei figli puttane. Sono dei figli puttane, sì. Allora, teniamo il passo di Hamilton. Sembra che teniamo il passo di Hamilton, ma non quello di Vettel. Addirittura il DRS, mo. Ce lo prendiamo nel culetto. Speriamo che l'aggiustano. Da adesso il DRS è consentito. Puoi usarlo nelle zone. Dove? Disgraziato che hanno ancora rotto? Congendati, piccionazza. Ok. Non devi far passare Hamilton, dobbiamo cercare di guadagnare su quel bastardo. Buono qui. Che dice Hamilton? Che fa i tuoi stessi tempi, è molto vicino ma non riesce a superarti, dai. Hai un po' di problemi, non riesce a chiapparla a quello. Nell'ultimo settore vado molto molto bene, però nel primo e secondo no. Praticamente tutta la pista. Box, box, rientriamo in questo giro. Qua dobbiamo provare un undercut, è l'unica maniera. Attenzione a quel bastardo, come cazzo va veloce. Allora, il decimo che hai guadagnato dal giro precedente l'hai perso ora. Capi? Al cazzo. Brava, taglia un po' di più, brava. Aggredisci i cordoli.
Ce lo teniamo l'Hertz? No, lo spariamo dopo l'Hertz, dai. Ok. Oggi Vettel sembra tutto eccitato che è il suo compleanno. Allora proviamo un undercut. Dai disgraziata, dai disgraziata. Quando finisce la gara? Siamo al quinto giro. C'è qualcosa che si muove nel mobile? Non lo so. Vai, vai, vai. Che cazzo si muove? Sei pronta? Mo giro da qualifica. Ok. All'uscita dai box, se la traversi ci becchiamo una penalità per guida pericolosa. Non sta nessuno, chi cazzo deve venire? Vabbè dai, ora gira la qualifica disgraziata. Ok, copy. Ah cazzo, non mi disturbare. Va bene. Che faccio con l'Hertz? Mo abbassolo tutto. Guadagniamo. Ok. Qual è rientrato? Hai fatto il record del settore centrale. Hai fatto schifo, no? Qua. Sebastian è rientrato ai box. Dai che sta uscendo, dai con il secondo settore, è il terzo settore, è già ripartito Vettel, porca puttana. Eccolo lì. Mannaggia. Dai, dai disgraziato, non ce l'avevo fatta, di pochissimo. Ma lui ha le gomme fresche, dai. Ha le gomme fredde. Record nel primo settore. Mio DRS. Dai, dai, porca puttana. Madonna, sono l'ingronata! Gomme medie nella vettura dietro. Ci devo provare dopo, dai! Stai vicino, piccionazza, stai vicino! Ok. Porca puttana! Che ti avevo detto? Che ti avevo detto? Dai, dai, dai! Guadagniamo tantissimo, porca troia! Ma da dentro, piccionazza, sei per la posizione, che cosa hai fatto? Che cosa hai fatto, disgraziata maledetta? Che staccato nella Ricciardo! Brava, disgraziata, brava! Ora attenzione, perché questo qua va veloce quando te, eh! Che sorpasso alla Ricciardo, porca puttana! Te l'ha insegnato lui, vero? Quando siete andati a letto? Sì.
Attenzione, limiti pista. Ok. Vettel sembra spendo. Allora, se si avvicina a Hamilton fa il gioco nostro come a Monza. Però speriamo che quel cazzo di Hamilton arriva terzo. Hai fatto un cazzo di sorpasso, porca puttana. Sei tutta ingrifilata, sei tutta citata. Sì, amore, arrivo subito. Attenzione che mo quelli là si scorno. E io perdo punti. E quel cazzo di Vettel, quasi deve azionare, non si aziona. L'hai fatto spaventare con la tua mossa da Karate Kid. Oh, sei entrata dentro, brava disgraziata, brava, brava, brava. Abbiamo fatto una buona strategia pure, dai. Guarda, guarda Hamilton. No. Porca puttana, sto cazzo di Vettel. Non ci fa guadagnare un cazzo e non ci aiuta neanche in classifica, sto disgraziato! Sto cazzo di Vettel. Spero che lo ripassa. Sembra che sta vicino, dai. È buono per noi che quelle due si scornano. Però che cazzo, almeno Vettel fai guadagnare qualche punto alla piccionazza. Il giro veloce è tuo, perché quelle due si stanno scornando e tu sei la più veloce, va bene? Ok. Copy. Ah cazzo. Hamilton se sta andando. Porca puttana. Lo so, porca puttene. Quel cazzo di Vettel, spero che lo riesci a ripassare. È un po' distante, eh. Non ci sta, una cazzo di gara che guadagniamo dei bei punti, porca puttana. Sì, vinciamo, ma non guadagniamo un cazzo. Disgraziato, stai zitto! Vedi, Vettel già non riesce a passarlo. Giro più veloce è tuo, dai. Hai registrato il miglior tempo, continua così. Sei prima, vediamo se Vettel ce la fa. Fammi sapere, Lino. No, è dietro, è dietro. Difficile, difficile ragazzi, difficile. Vincere il campionato sarà veramente, veramente difficile. Questo non si ritira? Alcune informazioni su Russell. Sembra che abbia un... Che cazzo ne fregano di Russell? Che questa informazione su Russell non ce ne frega un cazzo. Oh. Ho tagliato. Lo so, ho visto, la seconda volta. Quella puttanezza disgraziato di Vettel non riesce, non riesce. Non ha il passo di Hamilton. Mancano oramai tre giri. Ha rotto il cazzo. Quando serve quel disgraziato, ha rotto il cazzo a stare davanti. Ci sono fatti il culo per superarlo. Ma non vuole sorpassare a Hamilton, quel figlio di puttana. Dimmi un poco, quando sei entrata là dentro, che cosa hai pensato? A Koulibaly. Koulibaly, disgraziato, sapevo. Ho pensato alla staccata di Koulibaly. Koulibaly, Koulibaly. Disgraziata maledetta, beata a te che pensa a Koulibaly. Dai, spariamolo questo Hurst, dai. Niente, niente, due secondi Vettel da Hamilton, figlio di puttana, non c'è neanche... Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. No, porca puttana, maledetta a te! Oh cazzo. 3 secondi. Dobbiamo camminare, dai. Te l'avevo detto. Te l'avevo detto. Che te avevo detto? 2 secondi e mezzo, devo guadagnare mezzo secondo. Concentrati di nuovo, dai. Ok. Vettel non ci aiuta in nessun modo, porca puttana. Sì,
Sì, spara l'ers, spara l'ers. Servono 3 secondi. Due secondi e 8, dai! Dai, piccionazza! Pensa a Koulibaly, avevo preso nel culatino. Mi concentro, dai Lino, dai. Io per te lo dico, perdi la vittoria come una stupida. Buono, buono, dai. Vediamo Hamilton. 2-9, dai. Disgraziato, dispezzato, non c'è capo a casa, zitto, disgraziato. Dai, spara tu, non fa niente. Botta, ci ha fregato il punto, figlio di puttana, ovviamente. Ancora limiti dalla pista, però ce ne sono altre due, dai. Dai, piccionazza, dai. Ok. Quanto sto? Arriva Hamilton. 3 secondi e 1, ok. Per il momento stiamo avendo di un decimo, eh. Non disconcentrare, però. Ok. Non devi fare errori. La carica della batteria è bassa. Non rompere il cazzo. RS possiamo raccogliere più energia. Sembra 3 secondi e 1, piccionazza. Ok. Questo guarda che ci frega l'ultimo giro. Concentrati, dai. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Allora, il carburante stiamo a posto. Emito, 3 secondi e 2. Brava piccionazza. Vettel purtroppo non ci ha aiutato, piccionazza. Lo spezzo in due. Purtroppo non possiamo fare niente. Campionato che si fa difficile. Quel bastardo poi non si rompe mai, oh. Tu sei sui tempi. 3 secondi e 0,32, attenzione. Quest'altro pur non ne vuole sapere di diminuire, Hamilton, eh. Mi ha poco hertz. Lo so. Ma in queste curve mette a zero. Ok. Capi. A cazzo. Vado a 3 secondi, 0,56. Attenzione, porca puttana. Sei all'ultimo giro. Ultimo giro, Hamilton arriva sul traguardo. 3 secondi per 30 millesimi. Dai, piccionazza, spara tutto, spara tutto. Oh, madonna. Metti alta, Hers. Concentrati, l'ultimo giro. Sto zitto, stiamo in silenzio. Ok. Buono il primo settore, verde, dai. Dai, dai, così. Madonna, l'ingranata. Ma lo vedo un po' troppo vicino.
Vado 3 secondi 0,97. Dai, piccionazza, non me lo fare. Bandiera a scacchi. Dai, piccionazza, vediamo. Che guida splendida. Sì, grande piccionazza, ce l'hai fatta. Yeah, grande. Porca puttana. Oggi la Ferrari mamma mia. Quanto vale e ha conquistato. Mamma mia. Luca Filippi. Sì. Cosa è dovuto questo risultato secondo te? Credo che oggi grazie Vettel che ce l'hai messo nel culo pure oggi, vaffanculo. Perfette per l'auto. Se pensiamo che sono vetture che rendono al massimo quando le gomme vanno a temperatura, possiamo intuire che una gara che gara, porca puttana. E oggi è andata esattamente così, con l'auto che sembrava perfettamente a proprio agio. Fa caldo, si muore. I trionfatori di oggi, gara sì ragazzi, sì, sono io, ho vinto io, number one. Ferrari. La storia non inganna e nessun appassionato si stupisce. Sì, ho vinto, è per tutti voi questo. Grande, bravo. Si spruzza, vattene tu disgraziato, vattene, vattene, vattene. Vattene disgraziato maledetto. Ce l'ho sul cazzo e vieni. Disgraziate. Ragazzi, abbiamo recuperato dei punti importanti. Tu lo tocchi. Vabbè, ogni tanto il magno. Pensa al magno. Diamo una veloce occhiata a cosa è cambiato in classifica piloti. Non è stato il weekend migliore per la prima classificata che vede ridurre il proprio vantaggio in vetta. Luca Filippi dopo 45, ragazzi. Chi è stato il migliore in pista per te? Direi che la Finlandia l'ha fatta da padrone. In questo caso mi riferisco a Bottas. Grande velocità e ottimo cazzo lavoro. C'è una botta, che cosa ora vediamo la classifica costruttore. La Ferrari continua a incrementare il suo vantaggio in classifica. Dopo un weekend del genere mi sento euforico e stremato insieme. A risentirci per il prossimo Gran Premio. Allora ragazzi, 45 punti. Sono tanti. Sono veramente tanti, perché ci avviciniamo sempre di più alla fine. Noi siamo nunci i coglioni che abbiamo preso la penalità di 3 secondi, però fortunatamente ce l'abbiamo fatta per un solo decimo. Vettel non ci aiuta, addirittura si è fatto superare da Gasly, porca puttana. Mo sto vedendo, non neanche l'ho vista quell'altro disgraziato terzo. Quindi Vettel praticamente non ci aiuta assolutamente. E tanto ci godiamo gli highlights, andando che volete fare qualche domanda. Però ragazzi, veramente Vettel non ci aiuta. Sarà veramente difficile. Intanto ringrazio Juvato Golfer che si è iscritto al nostro canale, Alessandro Brulian, Rabbia 91, tutti incazzati. Sembra Rabbia 91. Ok, se volete fare qualche domanda alla piccionazza della gara, farei gare online. Ken, noi abbiamo un campionato Pipistrello Racing, iniziamo a settembre, siamo 140 piloti. Quindi faremo alla piccionazza, correrà in F2. Gli assetti li fai tu? No, se vedi il video li vado a prendere su provatempo. Casomai se vedo che sono un po' difettosi li andiamo a cambiare. Vi spezzo una noce da capocollo. Ok, questa è la risposta che regalo fai a Seb. Bellissimo sorpasso, grazie. Ciao Mirko Rotondo. Number one Messi. È piccolino Messi, potessi che ce l'ha grosso. Stai a pensare a Messi, alla pinga di Messi. Porca puttana maledetta questa, ma porca puttana maledetta. Comunque veramente The Track ci sta seguendo anche lui. Grazie, grazie davvero. Grazie anche a Luke. Mi ha messo il cuoricino. Non so se ha fatto vedere il sorpasso di su Sebastian Vettel. Veramente un sorpasso della piccionazza. Attendo allora il campionato, la piccionazza, come attendo la Serie A. Grazie amore mio. Ecco qui il di dietro, il culo della nostra Ferrari. Quanti anni hai, piccionazza? 26. 26, ok. Ma perché Hamilton sta sul cazzo? No, non sta sul cazzo, la piccionazza va pure a trombare insieme. Sì, mi piace il magnum di Hamilton. Però non è che mi stai sul cazzo. Questo non si ritira mai, porca puttana. È avanti in classifica. Noi dobbiamo vincere sto cazzo il campionato. 45 punti. Allora. Bam. Ragazzi, 45 punti non sarà facile. Perché mancano, mi sa, 5 Gran Premi. Ovviamente la matematica. Cioè, grazie. Giornata.
E tu che ne dici? Ah, sì, è stata bella. Va molto meglio della settimana. Assolutamente scorsa, sì. No? Loro sono tutto il lavoro che hanno fatto con la Power Unit, stanno dando i suoi frutti. Certo, abbiamo investito molto sulla DNA? No. Ci fanno risparmiare le modifiche al telaio? No. La fedibilità è questa la cosa più importante. Come pensi siano messi gli avversari questa stagione? È stato fantastico tutto, però sta andando al massimo. Quest'anno non è così acceso come vorrei. Mi piacciono le sfide. Boom, gli diamo la botta così. Disgraziato. Ottimo. Ah, questo è tutto. Tutto. Ciao amore. Ciao. Che due domande hai fatto con la disgraziata? Al massimo è lui che c'è la sua cazzo la piccionezza. Ragazzi, veramente si fa un po' triste. Abbiamo vinto, è un'altra vittoria importante. Però, sinceramente, quei punti io sono. Non sono fiducioso. Perché. Hai rotto il cazzo, ma poi cazzo, ti ripeti? No, non sto dicendo questo. Però, disgraziato, devi capire una cosa. Che non è facile. 45 punti. Odio fantastico. Pod, vittoria, disgraziata. Vaffanculo, Emma. Fanculo. Ok, ce l'ha sul cazzo da quale ha detto quella cosa. Sembra che anche uno dei tuoi rivali parteciperà a un evento storico. Se decidi di sfidarlo, avrai l'occasione di farti conoscere meglio dal pubblico. Ma che cazzo c'entra? Ragazzi, intanto c'è la proposta di contratto della scuderia Ferrari. Possiamo anche aprire con un'altra scuderia, ma penso che non sia assolutamente quello che vogliamo. Posizione prevista in qualifica, mettiamo terzi. In gara prevista quinto. Vogliamo diventare primi piloti. Obiettivo scuderia meglio. Vediamo cosa fa. Oh. Tutti i termini okay. Sono stati concordati. Manca solo la firma. L'accordo entrerà in vigore a partire dal prossimo weekend. Allora ragazzi, vediamo cosa succede. Noi siamo diventati primo pilota. Vediamo se Vettel si ingazza e se ne va. Perché ci ha rotto il cazzo. Assolutamente. Qui c'è dato la sfida checkpoint di inseguimento. Non ci interessa perché sono veramente delle cazzate assurde. L'appuntamento sei salito sul podio, hai guadagnato bene, un buon ritmo. Ok, andiamo direttamente, vediamo cosa succede. Se Vettel se ne va o rimane. Perché noi abbiamo detto, vogliamo diventare prima guida. E loro hanno accettato, cazzo. Hanno accettato anche perché siamo davanti a Vettel. Vediamo se succede qualcosa. Gran Premio del Giappone. Non ci piace. Non ci piace assolutamente. È una pista che alla piccionazza a me non piace. Ed è veramente tosta ora. Continua in Ferrari. Ovviamente abbiamo continuato in Ferrari. Oramai la finiamo la stagione in Ferrari. Ci ha fatto i coupe, sviluppa la macchina, ma ce ne andiamo di nuovo. Che sono scemo io. Giusto. Giusto. Bravo. Vediamo se Vettel se ne va oppure rimane disgraziato. Perché noi siamo diventati primi piloti. Abbiamo voluto questo la Ferrari. Noi vogliamo primo piloto. Visto che Vettel fa il disgraziato, noi vogliamo essere primi piloti. Cioè che quando stiamo là, Vettel se ne andrà davanti ai coglioni. Vediamo se succede qualche cosa. No, Vettel è rimasto davanti al cazzo. Vediamo invece gli altri. Se è cambiato qualche cosa. Allora, cambio, ok. No, niente. Nessuno se n'è andata nessuna scuderia. Ovviamente andiamo qui e cambiamo. Vediamo qui come sono messi i componenti. È tutto a posto. Cambio. Siamo sul giallo. E qui, se facciamo così, prendiamo penalità? Perché allora così stiamo 7 gare su 6 completate. 7 gare su 6 completate. 7 gare su 6 completate. Cioè praticamente il cambio non dura un cazzo. Se invece facciamo così, che succede? Madonna, comporterà. Deve aver completato 6 gare. Comporterà la grid drop. La penalità sarà infinita quando la vettura lascerà il box dopo aver completato le volte di operazione. Ragazzi, io non so se qua mo io ho un volante come il tuo, alle curve come quella di Monte Carlo, devo girare volando a 100 tonna gradi, devo fare qualcosa di sottaggi. Allora, ragazzi, me l'avete chiesto in tanti. Allora, intanto con questo rimaniamo qua, il cambio sta al 68%. Quasi fa dura, ragazzi. Quasi fa dura per il mondiale, perché qui quel bastardo non ha nessuna penalità. Cambio prova. Ah, questo è il cambio della prova. E questo è il cambio dell'evento. Cambio prova è disponibile in sessione più 1 più 2 per limitare l'uscita del cambio di può essere montato in qualsiasi momento senza incorrere nessuna penalità. Quindi noi possiamo fare nelle prove libere di usare il cambio prova, mentre il cambio dell'evento sta un po' fregato. Se noi andiamo a fare così prendiamo penalità e per il momento rimaniamo così, poi vediamo un po'.
se succede qualcosa. Allora, ragazzi, io le impostazioni non ho fatto, sinceramente non ho fatto un cazzo, se proprio vogliamo dire tutta. Non ho fatto niente. A Gran Premio di Monaco io giravo così, quando ero al tornantino, non andava di più, si bloccava, cioè addirittura un piccolo blocco, vedete? Vedete, va di nuovo indietro perché c'è il blocco. Quindi io più di tanto non giravo a Monaco. Disgraziati, spezzo! No! No! Che stai facendo? No! Stai fermo che ti spezzo le mani. Quindi io l'unica cosa che ho fatto al volante è una questione di pedali. Cioè sono andato a cambiare i pedali, la saturazione dei pedali. Cioè nel senso che quando vado a frenare deve essere immediato il freno, perché io cerco di staccare, come avete visto, la piccionazza. Ho staccato fortissimo alla Ricciardo, quindi lì devi avere subito la sensibilità che appena schiacci deve essere iperattiva. E ovviamente quando stai nelle curve lente sfiorarlo appena appena che ti dà quella frenata lì. Comunque vi faccio vedere un buco. Cosa ho fatto io? Ma non ho fatto niente di particolare. Allora, no, che lì è tutto settaggio. Non so neanche dove cazzo si va, lo sai? Impostazioni. Ah, ecco qua. Comando e calibrazione G29 personalizzato. Modifica. Allora, calibrazione. Come vedete, io non ho fatto un cazzo. L'unica cosa che ho fatto è la saturazione e frena, che l'ho messa a 8. Quando giro così è al 100%, e quando giro così è al 100%. Quindi io non ho fatto niente, solo la saturazione del freno. Poi se volete vedere la vibrazione che ci piace a noi, ecco qui. Questa invece è la calibrazione, lo schema di controllo personalizzato. La force feedback, sì, ho messo 80%, effetti pista 25%, effetto cordoli 40%, effetti fuori pista 40%, ammortizzatore sterzo 5%. Miglioramento sotto sterzo, sì. Rotazione massimo volante 360 gradi. Ragazzi, queste sono le impostazioni del mio volante. E va perfettamente, l'avete visto anche voi. Vedete, come vedete, 100%. 100%. Il freno, ovviamente, quando vado a frenare, pam! Vedete, spara subito su. Anche se tocca appena appena. Vedete, spara subito. Qual è la saturazione del freno? Cioè che quando premo un po' di più va al 100%, perché sennò devo premere fortissimo e ho paura di rompere il freno. Quindi ho questa impostazione che appena freno, vedete, ed è stato subito 100. Quindi non freno fortissimo perché ovviamente ho paura di rompere qualcosa. E quindi queste sono le impostazioni che usa la piccionazza. Beh ragazzi, siamo arrivati alla fine con la piccionazza e Lino Benfi. Grazie a tutti, ovviamente, a tutte quelle persone che sono state con noi. Abbiamo avuto un picco di più di 30 persone. È importante oggi che già è uscito Formula 1. Pensavamo addirittura che non ci seguiva più nessuno, invece siamo molto contenti della piccionazza. Mi raccomando, andate su YouTube e guardate il vestito che mi metto stasera con Leclerc. Andate nella sezione community di YouTube, lì ci sono le nostre community con tutti i post, anche quello della piccionazza. Iscrivetevi al canale, ragazzi, siamo vicini a 2000, ne mancano 4. Andate su YouTube, anche voi che vi siete iscritti qui, e iscrivetevi su YouTube, perché presto ricominceremo a fare le live su YouTube. Purtroppo abbiamo avuto uno strike fasullo e stiamo facendo le live su Twitch, però siamo seguiti anche tanto su Twitch. Sì, è finito, disgraziato. Ritrovi la replica alle 22 della piccionazza. Alle 22 su YouTube. Ragazzi, un saluto a tutti da Tilio Boris, vostro Lino Benvi, e dalla piccionazza. Ciao a tutti ragazzi, vi voglio bene, mi raccomando, andate nella community, andate a vedere la mia foto, andate alla community, vedete che vestito si mette stasera la disgraziata su con Leclerc. Sicuramente si va a fare una trovetina minimo. Ciao a tutti disgraziati, vi voglio bene.